Vediamo se funziona questa diretta dall'autobus, dal treno, scusatemi, fico in autobus, mi ha completamente rintronato. E cercherò di essere breve per vedere quello che è successo sui giornali di oggi. Qua questo cavo lo possiamo togliere, vediamo subito quali sono i temi della giornata. Intanto sul governo mi sembra che Lega e 5 Stelle siano lì, secondo tutti quanti i giornali, a trovare la quadra, come dicono male i giornalisti, quelli che parlano, la famosa quadra, cioè mettere d'accordo due cose che ovviamente non sono possibile, non è possibile mettere d'accordo, cioè il reddito di cittadinanza e la flat tax, e non solo. Sulla Lega, difatti, secondo forse il Messaggero, quello che coglie meglio retroscena, su che cosa stanno cercando di trovare un accordo? Intanto sul reddito di cittadinanza, cioè disinnescarlo, diciamolo così. Sia il Movimento 5 Stelle sia la Lega hanno l'intenzione di fare qualche cosa che possa compiacere gli elettori del Movimento 5 Stelle, ma non essere esattamente il reddito di cittadinanza, che è quello di Grillo e che peraltro mi sembra anche nelle ultime dichiarazioni Di Maio non vuole portare a casa. La seconda cosa su cui stanno lavorando, perché probabilmente questa non sarà una legislatura che durerà i 5 anni canonici, è la legge elettorale, una cosa che hanno già raccontato tutti che vogliono cambiare. Interessante un pezzo del Messaggero, perché nel frattempo, tra reddito di cittadinanza, flat tax, legge elettorale, c'è un piccolo problema, è che si devono fare le grandi nomine, come sempre avviene tra aprile e giugno, nel periodo delle assemblee delle società partecipate. Oggi il Sole 24 Ore fa i conti di quanto queste partecipate hanno dato alla Cassa depositi prestata dal Tesoro, cioè 2,5 miliardi, stiamo parlando di soldoni. Beh, insomma, chi nominerà ad esempio i successori di Costamagna e Galli e Cassa Depositi e Prestiti, che controlla mezze partecipazioni statali italiane, e le diverse authority, e la RAI, e il capo della polizia, e l'AISI? Chi comanderà nei mesi in cui Gentiloni non sarà più Presidente del Consiglio e non si riuscirà a capire chi sarà il vero e proprio Presidente del Consiglio? Secondo il Messaggero si è stato formato addirittura un comitato nel centrodestra, da Giorgetti, Buongiorno, Dio ce ne scampi, e poi qualcun altro di Forza Italia, per queste famose nomine. Ha ragione Silvia, mi devo ricordare di prendere l'85 quando sono alla stazione Termini. L'altro grande tema di giornata è la guerra tra spie, che ha portato a 100 espulsioni di spie russe in tutto il mondo. Due di loro vengono via dall'Italia. Divertente un retroscena del Messaggero in cui dice del Corriere della Sera, in cui dice: un tempo le spie che si cacciavano dall'Italia per un vecchio accordo che avevamo con Mosca erano quelle che stavano per finire il loro mandato in Italia. Geniale, no? Quindi facevi finta di mandare le spie russe via dall'Italia indignato, ma in realtà non mandavi via le spie russe, mandavi quelle praticamente che venivano pensionate dai russi stessi. Quindi verranno cacciati anche due diplomatici italiani dall'Italia. È stato sentito sia Salvini sia Di Maio da Gentiloni, secondo le retroscena di tutti i giornali, che però oggi nota il giornale e in realtà ci fa soltanto del male quello di continuare su questa politica anche libero, questa politica anti-russo, russa. Riguardo invece alla politica stretta, si faranno i capigruppo del PD, in cui c'è una grande guerra, come nota il Corriere della Sera, perché Renzi vorrebbe i suoi uomini, qui, mentre il partito non vorrebbe assegnare soltanto tutto quanti gli uomini, diciamo, ai renziani come capigruppi del PD. Mentre invece in Forza Italia c'è il cambiamento, e cioè dovrebbero arrivare due donne, Gelmini e Bernini, una capogruppo al Senato e l'altra capogruppo alla Camera, e la Carfagna dovrebbe essere vicepresidente della Camera. Queste secondo loro sono le spartizioni delle poltrone che contano, cose legittime che i partiti fanno in questa fase. Molto divertente la storia che c'è a Repubblica e il Messaggero, devo dire molto divertente anche Libero, sul fatto che la Raggi ha fatto una cosa buona e giusta, cioè il Colle Oppio, attraverso un accordo che ha fatto con il DAP, cioè quei servizi dei carceri di Regina Coeli, scusatemi, che cosa hanno fatto? Hanno fatto lavorare i carcerati per rimettere a posto i giardinetti di Colle Oppio. Io la trovo una cosa geniale. Soltanto nelle ultime 10 righe, nel pezzo del Messaggero, ci spiegano come è avvenuto da un punto di vista economico, non è del, sì, mi sembra del Messaggero, cioè ogni carcerato costa a noi 170 euro, cioè le paga il Ministero della Giustizia. Quando esce dovrebbe restituire questi soldi, motivo per il quale dice
il messaggero, nessuno di loro cerca il lavoro perché sanno che qualsiasi lavoro faranno, dovranno, il loro stipendio lo dovranno ridare al Ministero della Giustizia in conto di quello che loro hanno speso da carcerati. In realtà, facendo questi lavori fuori dal carcere, loro azzerano questo debito che hanno con lo Stato, quindi in realtà non sono pagati direttamente, ma azzerano il debito con lo Stato. Ma l'idea comunque che i carcerati facciano qualcosa invece di stare in carcere non è malvagia. Fico in autobus, ne parlano un po' tutti. Sergio Rizzo dice fa bene, questa dovrebbe essere la normalità. Su Repubblica lo scrive, non si riesce a capire qual è la cosa strana sul fatto che il Presidente della Camera vada sull'autobus. E qualcuno di voi ha notato ora, allora non facciamo i fenomeni, perché su quell'autobus c'erano dei fotografi, ovviamente, e soprattutto l'unica cosa che si permette di notare Rizzo dice ma di che stiamo parlando? No, Rizzo dice non ma di che stiamo parlando, è una cosa normale, certo l'unica cosa un po' così è perché l'hai postata sui social. Molto più duro invece, secondo me condivisibile oggi, Alessandro Sallusti nel suo fondo sul Giornale, che dice ragazzi parliamo di cose serie, qua state parlando dei vitalizi e non di abbassare le tasse, state parlando degli scontrini e non di fermare l'immigrazione, state parlando delle auto blu e invece non vi rendete conto che il problema in questo paese è cercare il lavoro, non che l'una cosa tolga l'altra, ma dice, come si chiama, Alessandro Sallusti nel suo fondo sul Giornale, anche Renzi nei primi mesi della sua discesa a Roma si fece fare le foto con la panda dell'amico Lotti, vi ricorderete, girava e diceva la mia scorta saranno gli italiani, tutte balle, perché purtroppo, ed è anche normale, siamo disuguali, chiaro? Siamo disuguali, il Presidente della Camera è diverso da me, il Presidente della Camera deve essere più tutelato del sottoscritto, il Presidente della Camera ha diritto, essendo la terza carica dello Stato, ad avere un volo di Stato, io me lo devo pagare, non è un'ingiustizia questa, è il motivo per il quale esistono le istituzioni, che non si sia uguali oggi, lo si capisce perfettamente dai conti della Ferrero, la più importante società agroalimentare italiana, straordinaria, quella che con grande coraggio non è caduta in quella balla dell'olio di palma, a differenza di altre società, penso alla Barilla, loro hanno detto me ne fotto perché l'olio di palma non è vero che fa male, è anzi uno dei migliori oli rispetto a quelli che vengono utilizzati in alternativa all'olio di palma, cosa battaglia che poi ha vinto nella sostanza, cioè i medici hanno dato ragione, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dato ragione, tutte le battaglie contro l'olio di palma sono svanite nel nulla, ma sono ancora rimaste le scritte demagogiche nei loro concorrenti, questo biscotto non ha l'olio di palma e chi se ne frega, ma comunque il punto dei giornali oggi non era l'olio di palma ma era una cosa straordinaria, e cioè sapete quanto guadagna la holding della famiglia Ferrero? Per la prima volta i dati sono stati svelati ed è pari a 800 milioni di euro su 10,5 miliardi di fatturato, che è già una cosa enorme, 800 milioni di euro, togliamo pure 250 milioni di euro che sono soldi che hanno preso a una riserva, ma si tratta di 550 milioni di euro che la sola Ferrero, 10,5 miliardi di fatturato, 550 milioni sono gli utili, riesce a elargire ai suoi azionisti, che sono soltanto una famiglia privata, come dividendi, come utili. Trovo una cosa straordinaria, beati loro, uno dei grandi successi italiani. Direi che per il momento è tutto, perché non voglio giocare con, più che con i sentimenti, con la fortuna, visto che mi ha funzionato questa 4G in treno fino ad ora. Condividete questa zuppa se vi piace, sito nicolaporro.it per tutte le altre informazioni della giornata, e come sempre questa sera su 105 Matrix in radio vedremo quali sono le notizie della giornata. Ciao!